stiamo andando a fare una gita su un pezzo della via Francigena. Stiamo andando a Oriolitta e faremo il tratto di strada da Oriolitta a Corte Sant'Andrea. Allora vi racconto un po', intanto siamo in macchina, ci vorrà da casa nostra da Sordio quanto, Marco? Una mezz'ora? 26 minuti. Allora vi leggo un attimo cos'è la via Francigena. Oh mamma Dora che scava! La Francigena fu una strada medievale battuta dai pellegrini che si dirigevano verso le città sante del cristianesimo. Da tutta Europa una lenta marea umana, specie durante i grandi giubilei, si accodava di volta di Roma. Dall'Italia invece altri fedeli si indirizzavano in senso contrario, verso la meta galiziana di Santiago de Compostela. Quindi diciamo i due cammini, quello di la via Francigena e il cammino di Santiago, sono diciamo quelli più noti e più battuti dai pellegrini. Sulle pietre di questa via peregrinalis avanzavano di pari passo assieme agli esseri umani la cultura, le arti e la spiritualità. Provenendo dalle Alpi occidentali, la via Francigena attraversava la pianura padana e il Po. Nella zona tra Pavia e Piacenza superava l'Appennino al passo di Monte Bardone, oggi passo della Cisa, toccava Massa e Lucca, valicava l'Arno presso San Miniato, scorreva lungo la Valdesia, raggiungeva Siena e quindi sulle spoglie balze della Val d'Orcia si proiettava in direzione di Roma. La sua prima attestazione di Francigena, cioè di strada che origina, che viene dalla Francia, risale all'anno 876. Questa titolazione si usava per brevi tratti, non esistendo un organismo in grado di amministrare un così lungo tracciato. Il fatto che anche localmente ricorresse così spesso il luogo di origine della via dimostra però la sua importanza e frequentazione. Allora adesso aspettiamo di arrivare e poi vi mostreremo il punto di partenza, giusto Gabri? Sì! A dopo! Ciao! Ciao! Walk on down, walk on down, walk on down, walk on down a country road. Eccoci qui ad Oriolitta, qui siamo nella piazza dei Benedettini, che è il punto di partenza del nostro percorso. Vedete un po' che bella? E questa qui alle mie spalle è la Grangia Benedettina, in realtà che ospita i pellegrini che vogliono dormire in questo tratto qui. Quindi ancora oggi è in uso questo edificio. Proseguiamo. Allora eccoci qui in un altro punto, diciamo, principale di del paesino Oriolitta. Questa che vedete è Villa Litta Carini, che è la grandiosa, spettacolare villa di delizie, definita piccola Versailles dell'Odigiano. Fu fatta costruire dai nobili Cavazzi della Somaglia su progetto dell'architetto Giovanni Ruggeri verso la fine del XVII secolo e questa villa fu terminata nel 1749. La leggenda vuole che siano visibili 365 finestre. In cima al mastio centrale svettano i resti dell'angelo della morte o Umon de Vori, simbolo popolare di Oriolitta. Eccoci qua, adesso proseguiamo allora che dovremo entrare proprio nelle campagne. Eccoci qui che lasciamo Oriolitta per addentrarci proprio nelle campagne. Guardate un po' che bello la roggia e qui ci lasciamo alle spalle Oriolitta e cominciamo il percorso che ci porta a Corte Sant'Andrea. In realtà il percorso, quello lungo, originario della via Francigena, sarebbe Oriolitta-Piacenza, ma siccome sono 23 chilometri noi facciamo solo fino a Corte Sant'Andrea. My feet know where they want me to go, walking on a country road, yeah. Take to the highway, won't you lend me your name?
my way, but seem to be one and the same child. Mama don't understand it, she wants to know where I've been. I have to be some kind of natural born fool, I wanna pass out. Ecco, guarda, Gabri, siamo quasi arrivati. La mamma che cammina con Dora, io ho sulle spalle Luca. E non so se la vedete, ma io non la vedo tanto dal cellulare. Laggiù dove c'è il campanile piccolino è l'arrivo. Dove c'è che il campanile? Sì. Ci vediamo dopo. Bel tratto in salita piccolino e poi da qua sopra si dovrebbe vedere il Po e Corte Sant'Andrea, il nostro arrivo. Bimbi, qui siamo arrivati alla tappa che è il paesino Corte Sant'Andrea. Sentite un po', vedi, è un articolato complesso colonico, oggi un po' ma ridotto. Citato nell'itinerario Romeo di Sigeric del 996 e ancora prima in documenti dell'887, quando la vedova di Ludovico II ne fece dono al monastero di San Sisto di Piacenza. I monasteri, anche quelli pavesi e bresciani, oltre a governare queste altre terre, vai giù, detenevano i diritti di pesca sul Po. Su un arco d'accesso della corte si scorgono gli stemmi delle famiglie che la ebbero in periodi più vicini a noi. D'Este, Belgioioso, Trivulzio, la creme della nobiltà lombarda. Quindi adesso ci avviciniamo nel paesino, vedete un po' il cartello Corte Sant'Andrea. Poi dopo arriveremo al Po, attraversiamo sto paesino, noi ci fermiamo a mangiare che siamo un po' affamati e poi arriviamo al Po. Luca! A heavenly band full of angels and they're coming to set me free. I don't know nothing about the why or when, but I can tell you that it's bound to be, because I could feel it, child, yeah. On a country road. I guess my feet know where they want me to go. All'ultimo pezzo, abbiamo passato la Corte Sant'Andrea ed eccoci qui al nostro Po. Adesso ci andiamo a spiaggiare ancora un po' all'ombra per poi riprendere la via del ritorno. Ecco che siamo arrivati. Allora, eccoci arrivati alla nostra tappa finale, il nostro fiume Po. Guardate un po' che grosso e anche che sporco. Qui siamo proprio su una piattaforma galleggiante che è chiamato Transitum Padi, che è il punto di traghettamento del Po. Il vescovo, ora non c'è la barca perché andrebbe prenotata, poi penso che al tempo del coronavirus non ci sia la possibilità, però tu devi chiamare il giorno prima e così la barca ti viene a prendere e ti porta dall'altra sponda per arrivare poi a Piacenza. Il vescovo di Canterbury, Sigerico, tornando da Roma, passò il fiume in questo punto, inaugurando un incessante flusso peregrinale su quella che verrà poi chiamata Via Francigena. La vicenda, rievocata in occasione del giubileo, ha fatto sì che venisse riproposto un traghetto per pedoni fra le due sponde del Po. Inoltre, sul punto di attracco è stato innalzato un cippo a ricordo della 39ª e le molteplici tappe citate da Sigerico nel suo diario. Ecco qua, qua c'è scritto qualcosa, forse, vediamo. No, il ceppo non è quello lì. Ah, no, qua il ceppo è là. È solo il punto, magari. Adesso andiamo a vedere il ceppo. Non mi hai preso i miei bastoni. Vai, Dora. Il ceppo è quello là. Allora ragazzi, qui si conclude. Ma non ti sento, non mi sa da lì. Vai Luca!
Ragazzi, qui si conclude il nostro itinerario e ora ci tocca tornare in Dre. Ce la faremo, comunque 4 km da Oriolitta fino a qua. E ora ne faremo altri 4 per tornare. On a country road. Sail on home to Jesus, won't you, good girls and boys. I'm all in pieces, you can have your own choice. But I can see a heavenly band full of angels and they're coming to set me free. I don't know nothing about the why or when, but I can tell you that it's bound to be. Because I could feel it, child, yeah.